Clima sereno e aria di festa. Guglielmo Manzo ha concluso la sua giornata aretina, iniziata con la visita al centro sportivo di Rigutino e finita partecipando alla festa del Bagnoro organizzata da Orgoglio Amaranto. Bellissimo, è la prima volta che partecipo a una festa del genere, molto bella, quindi sì, tanta tranquillità, tanta serenità e ci prepariamo bene per l'inizio del campionato. Ecco, lei questa mattina ha visionato la struttura di Rigutino, siamo a buon punto. Sì, siamo a buon punto, per il 17 saremo pronti come promesso al mister, altrimenti ti uccide, quindi tutto pronti, tutti arruolati, quindi sicuramente per il 17 almeno la parte che interessa alla prima squadra sarà tutto pronto. Senta Presidente, Indiani ha detto che vuole una squadra rompiscatole, una squadra che deve essere la mina vagante del campionato. Io sono d'accordo con lui, saremo una bella mina vagante, speriamo di essere una mina vagante in positivo, quindi a stare sempre lì a rompere le scatole a tutti il più su possibile, come mi sono sempre auspicato di fare, e speriamo che riusciamo nell'obiettivo. Senta, sotto sotto però le dispiace che mancheranno il derby con il Siena e forse anche quello con il Perugia? Allora, io penso che dovremmo pensare che tutte le partite sono uguali, no? So che sto dicendo un'eresia, però se pensiamo che tutte le partite sono uguali, probabilmente riusciremo a ragionare sempre più avanti. Chiaro, il derby col Perugia è un derby importante, col Siena altrettanto, però noi tratteremo tutte le partite allo stesso modo, cercheremo di vincere tutte.